Io ho comandato il provinciale di Firenze, ancora mi ricordo, dopo tanti anni, i segni e le targhe sul muro che indicavano l'acqua, l'altezza dell'acqua dove, che era entrata in caserma. Quindi ho vissuto in maniera indiretta le sensazioni che sicuramente hanno provato a suo tempo i carabinieri. Per quanto riguarda il rapporto scuola sottufficiali, Firenze è sicuramente un rapporto stretto, vicino alla popolazione e quindi ritengo che a suo tempo era normale che i giovani allievi sottufficiali fossero impegnati e si impegnassero a svolgere questo ruolo di assistenza alle popolazioni. Ricordiamoci anche che allora la protezione civile era agli albori e quindi l'assistenza veniva data in linea di massima dagli uomini e dai reparti che stavano nelle località. E quindi ritengo che quell'impegno pesante, difficile, coraggioso, era un impegno che gli uomini, gli allievi sottufficiali dovevano svolgere e sicuramente l'hanno svolto con grande passione e grande coraggio. Penso e sono convinto che in queste situazioni così drammatiche come è stata l'alluvione di Firenze era normale che in quei giorni si dovesse trascurare, abbandonare gli studi e svolgere compiti molto più importanti.